Vede, anche da parte del Movimento 5 Stelle indubbiamente va il plauso a tutti coloro, vigili del fuoco, forze dell'ordine, esercito, protezione civile che hanno lavorato in questi giorni. Però, Presidente, noi oggi non siamo qua per parlare di loro, ma per parlare di lei e di quello che ha fatto il suo governo. E questa in teoria, dico in teoria, era un'informativa urgente. In teoria perché nella pratica lei non ci ha detto praticamente nulla. Sono estremamente delusa da questa informativa urgente, Presidente. Ha detto molto di più oggi il Presidente Ceriscioli delle Marche nell'informativa che ha fatto in Regione di quanto non abbia detto lei oggi. Non ha dato numeri, non ci ha detto con esattezza quello che è stato fatto fino ad oggi, non ci ha dato delle scadenze, non ci ha detto niente. È venuto in aula dopo 2 mesi e mezzo, non di sua spontanea volontà, che poteva pure farlo, Presidente, ma perché gliel'hanno chiesto le opposizioni. Anzi, per precisione, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto una comunicazione, che sta in Parlamento vuol dire un'altra cosa, cioè vuol dire la possibilità di votare delle risoluzioni, quindi di fare degli interventi concreti. Presidente, di fronte a questo dramma che stanno vivendo decine di migliaia di nostri concittadini, il Movimento 5 Stelle fino ad ora è stato e continuerà a essere non solo responsabile, ma anche disponibile a dare tutto il suo contributo necessario per aiutare quelle terre. Però, Presidente, lo stesso atteggiamento di disponibilità, mi dispiace dirlo, ma non c'è stato da parte sua né da parte del suo governo. Poi, Presidente, ha derubricato a una discussione parlamentare la questione economica. Beh, se lei oggi è venuto qui, poteva darci le certezze sui numeri, su quanti soldi avete impegnato. Strano che non sia lei a farlo, adesso non capisco chi dovrebbe esserlo. I cittadini italiani hanno il diritto di sapere come stanno le cose, perché voi siete andati a dire in giro che per la ricostruzione post-terremoto avreste chiesto all'Europa uno sforamento del rapporto deficit-PIL dello 0,2%, pari a circa 3,4 miliardi di euro. Se però andiamo a leggere i provvedimenti, appunto quelli di cui parlava lei, che sono in questo momento in commissione, tra delibere per lo stato d'emergenza, il primo decreto sul sisma, la legge di bilancio, troviamo 1.746 milioni, esattamente la metà di quello che avete promesso. Mancano 1.007 miliardi di euro all'appello. Ma ci poteva anche dire dove stavano, ma ha detto che verrà detto in un'altra sede. Qualche giorno fa il Presidente della Commissione Juncker ha affermato che il costo del terremoto in Italia equivale a 1,7 miliardi di euro, quindi entrambi abbiamo letto la stessa cosa. Qualche giorno fa, invece, il suo sottosegretario, Sesa Amici, ha addirittura affermato che per il terremoto il governo avrebbe stanziato 6 miliardi di euro. Ci volete spiegare, ci poteva spiegare dove sono questi soldi? Perché in tal caso all'appello mancherebbero ben 4,3 miliardi di euro. Poi, Presidente, sa, nell'era, insomma, del web, le dico che per avere qualche informazione su quello che sta facendo la sua struttura commissariale c'è semplicemente da spaccarsi il cervello, a suon di interpellanze, question time, informative urgenti. Adesso io mi chiedo e le chiedo, ma il Parlamento, i cittadini in primis, non hanno il dovere di essere costantemente aggiornati su quali siano e a quanto ammontino e come vengano utilizzati questi fondi? Non sarebbe difficile capire che è necessario predisporre una piattaforma web che faccia trasparenza su tutto questo e che consenta di rendere fruibili tutti questi dati in tempo reale? Avete creato una struttura commissariale, date poteri enormi a un commissario anche di accedere direttamente a dei conti correnti e non è possibile sapere per adesso come vengono spesi questi soldi e per che cosa? Oggi, tra l'altro, abbiamo dovuto chiedere, perché voi non ce lo dicevate, se avevate fatto accesso, richiesta di accesso al fondo di solidarietà UE, un fondo che prevede ben 3,3 miliardi di euro, con una scadenza che è prossima, il 16 novembre, cioè tra soli 8 giorni. Però, se voi nel frattempo aveste chiesto all'Unione Europea, nei giorni immediatamente successivi al sisma del 24 agosto, avremmo già potuto usufruire del 10% del totale disposto. Presidente, perché questa richiesta non è stata fatta subito? Avremmo potuto aiutare immediatamente le regioni colpite. E passiamo al capitolo dei ritardi, che sempre secondo la ministra Boschi sarebbe da addebitare al lavoro che stanno facendo le regioni e i comuni, insomma quelle stesse amministrazioni locali che il vostro governo e quelli precedenti hanno colpito con pesanti tagli di risorse economiche e umane in nome della famosa austerità.
Gli allevatori e gli agricoltori delle zone colpite non possono spostarsi sulla costa a decine di chilometri di distanza, hanno bisogno di restare vicini al loro bestiame e alle loro aziende. Eppure i bandi per l'assegnazione delle tensostrutture per il ricovero degli animali e delle persone colpite dal primo sisma, Presidente, questo glielo dico io, forse lei ancora non lo sa, sono state aperte le buste ieri nelle Marche, le buste dei bandi. Ancora non abbiamo i bandi assegnati, siamo a quasi 3 mesi dal primo sisma. Boh, ci domandiamo, ma avete compreso che questa è una situazione di estrema emergenza e che le risposte devono essere immediate? Se gli agricoltori non riusciranno a piantare le sementi in queste settimane, l'anno prossimo non avranno un raccolto. Di fronte a queste lungaggini, molti agricoltori e allevatori sono stati costretti a arrangiarsi per conto loro, magari affittando camper a loro spese. Sono costretti a fare questo pur di restare nelle loro terre. Perché non è stato dato loro un aiuto immediato, una risposta immediata? Non possono aspettare la primavera per le casette o a Natale per i container. Abbiamo presentato un emendamento adesso al decreto legge 189 al Senato, sì, che prevede anche la possibilità di un credito d'imposta per i possessori di camper, proprio per metterli subito a disposizione. Avrei molte altre cose da dire, Presidente, ma le dico questo. Avete fatto una riforma per dare più potere al governo. Però ma deve concludere, che deputata. L'esecutivo e che adesso avete la possibilità di dimostrare la forza di un esecutivo, non lo state facendo. Per favore, non usate Grazie. Più il futuro, usate il presente. L'emergenza è ora, Presidente, non domani.